Certo. Sì, grazie. Ci vuole una laurea? No, no, aspetta. Cioè, faccio da sola? Grazie. Io sospetto di tutti, soprattutto delle persone che mi ignorano. Le persone nascondono cose che non dicono. Sono molto solare, molto positiva. Vedo sempre del bene. Lei è la mia luce. Sono tranquilla. Cerco di dirmi, datti una calmata. Madonnina, si è spenta. Che ansia. La mia luce... No, aspetta. La mia luce mette ansia. Forse è vero. Però mi aiuta a difendermi dalle persone che mi danno ansia. La mia luce riflette le mie emozioni. Infatti girano... E a volte si spengono. Io ho diversi problemi. Ad esempio, non posso andare dove vorrei perché non ho abbastanza filo. È corto e a volte si annoda pure. Queste persone mi fanno paura e non mi piace quando la luce è spenta. Però, quando è accesa, mi sento diversa. Boh, migliore forse, non lo so. Comunque queste persone mi fanno paura. Però, quando è accesa vuol dire che sono felice. Mi piace dare una mano, ma non sempre mi riesce. Come quando ti chiedono... Hai da accendere? Ma non una sigaretta, piuttosto un camino in una giornata fredda di gennaio. Dentro di me io faccio tanto, ma la gente non capisce quello che potrei e che vorrei fare. Sento come un... Non ce la faccio. Sembra forte. La uso per difendermi. Non so bene da cosa. Ho paura di tutto. La gente la vede, è forte e si allontana. Va bene così, non voglio che si avvicini. La mia luce riflette sempre le mie emozioni. Infatti spesso si spegne. È luce fuori di me. Che illumina. Che cerca. Che aiuta. Gli altri. Ma chi illumina me? Thank you.
conquistata non solo tramite diversi linguaggi che la contraddistinguono, ma anche grazie a una scansione movimentata e frenetica dei ritmi di vita quotidiani. Oggi gli individui, fin dalla più tenera età, entrano a far parte di un insieme di regole necessarie per l'adattamento all'ambiente e alla cultura in cui si trovano a vivere. L'importanza della crescita nel rispetto della propria natura e luce individuale va a discapito dell'esigenza di omologazione delle persone al fine di poter ottenere migliori risultati in termini di produttività. Il soggetto che si trova ad affrontare la fase adolescenziale, oltre a considerare le particolarità della fase della vita che sta attraversando, deve misurarsi con una società difficile da comprendere e da abitare, dove i punti di riferimento cambiano costantemente e l'incertezza è spesso una costante. Il ragazzo abitudinalmente subisce l'intrusione dei mass media che veicolano messaggi e informazioni, presentano testimonianze e lanciano inviti più o meno diretti a comportarsi in un determinato modo. Il rischio maggiore corso da un adolescente che non ha ancora sviluppato buon senso critico è quello di conformarsi al volere di soggetti, di oggetti impersonali come mode o stili di vita, penalizzando così le proprie necessità e individualità per paura di sentirsi troppo diverso dalla maggioranza e quindi di essere escluso. Se non studiate, ve lo chiedo all'esame. Mediocre. Io ti boccio. Ti metto 2. Ma ti potresti almeno impegnare, no? Sei senza speranza. Io non ho parole. Cosa fate ancora qui? Forza! Dovete correre, se no la prossima volta arriviamo in fondo alla classifica! Forza! Ma cosa fate? Cosa fai? Devi fare come gli altri! Dai! Io, dopo l'estate, vi peso! Forza! Forza! Questa è la società in cui viviamo, piena di Lucie abbaglianti, splendide, evanescenti. E questo è il mondo in cui viviamo, che vi piaccia o no, siamo solo dei numeri. 27? 56? 44? 32, 4, 3? 1427? 105, 38, 54, 56, 56 milioni, 44, 27.000, 65, dobbiamo lavorare per emergere. Per la società variamo solo se siamo produttivi e soprattutto se non rompiamo troppo le... La fretta e i mille impegni scandiscono le nostre giornate. Tanto che spesso siamo obbligati a programmare e velocizzare tutto, fin nei minimi dettagli. Per riuscire ad adempiere a tutti gli obiettivi prefissati. La società ci impone di adempiere nel miglior modo possibile e nel minor tempo possibile ai compiti da loro richiesti. Portandoci alla ricerca di record da conquistare insieme al titolo di migliore. La competitività è alla base delle relazioni della nostra società, che è diventata sempre più esigente. Il rischio è che ci sentiamo persi, demotivati, in un continuo stato di precarietà, scollegati dalle relazioni umane. Dalle relazioni umane.
Questa è la nostra società, piena di luci, abbaglianti, splendide, evanescenti. Che vi piaccia o no, questo è il mondo in cui viviamo e siamo solo dei numeri. I giovani devono lottare per emergere. Loro valgono se sono produttivi e quindi benvenuti alla mega selezione della nostra società! È qui la fila? Fila? Non penso ci sia una fila. Ma guarda, se c'è, sarei io il primo. Io quando sono arrivata non c'era nessuno. In realtà io ero là nell'angolino, quindi nel caso sarei io. Io ti ho vista arrivare. Ma cosa dici? Ti ho vista io arrivare. Comunque non c'è nemmeno chi ci esamina, quindi non è che ci abbia tanto senso la fila. Vabbè. E che puoi fare ora, scusa? Sostiamoci qua. Però nel caso c'è una fila, ci sono io per sì, prima. Sì, ma... sì. A me non pare. Se ho presente la mia funzione nella società, non saprei. Se sono consapevole che non c'è posto per tutti, ma solo per chi sarà più produttivo. Certo, come no? Ho capito benissimo. Quindi io dovrei mostrarle la mia unicità, la mia individualità, la mia luce. No? Non interessa? Se conosco gli standard estetici per il successo, mi sembra evidente. Se sono consapevole di essere solo un numero utile agli algoritmi che calcolano le vostre esigenze di consumatori? Consumatori! Siamo consumatori che consumiamo quello che produciamo. Produciamo. Quindi siamo ingranaggi che si muovono tra ansie, paure, invidie. Cosa si potrebbe produrre dall'invidia? Beh, ovvio, un coltello che ti pugnerà alle spalle. Ma. 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 Maledetto. Ma. Maledetto. Ma. Maledetto. Ma. Maledetto. Ma. Maledetto. Ma. Maledetto. E invece cosa si potrebbe produrre da, diciamo, la paura di non essere all'altezza? Mi pare ovvio. Un ascensore. Trin trin trin. Sì, è vero. Abbiamo il vantaggio di avere una grande quantità di paura di non essere accettati? Cosa potremmo produrci? Ovvio, una porta che non si apre. Stang. Ehi! Ah! Ehi! Ah! Ehi! Ah! Ehi! Ah! Ehi! Ah! Attenzione! Dobbiamo essere più efficienti. Prendiamo per esempio le fabbriche della Germania che non hanno pari. Hai! A pensarci bene, la Cina non ha proprio pari. Ma nessuno di voi è stato selezionato perché non rientra negli standard richiesti dalla nostra società. Thank you.
Non ce la posso fare. Scusa, dove l'hai messa? Vabbè, stavamo dicendo. Sì, quando non ho crisi sono una ragazza tranquilla, sono rilassata, mi piace stare con le persone, sono tranquilla. Però se si spegne diventa un po' un problema. Ma vabbè, io ho trovato lei e lei ha trovato me. Comunque, è la mia luce. Ma che importanza ha cosa hai dentro se quando metti un muro comunque non ti vede più nessuno? Che senso ha confrontarmi con gli altri se tanto mi mostrano tutti una maschera? Secondo me, purtroppo, nessuno è veramente libero dal giudizio degli altri, anche chi dice che non lo è. In realtà lo siamo tutti. Ma perché mi vogliono giudicare? Secondo me le persone si fanno un'idea da soli, senza conoscerti per davvero. Puoi essere una persona diversa, anche migliore, ma la società ti vedrà sempre, come ti ha visto la prima volta, in cui magari non ti sei neanche fatto conoscere per quello che sei veramente. Quindi, a questo punto, scegli le persone con cui ti senti non giudicato. Puoi scegliere. La società è fatta di stereotipi, che mette etichette. Quindi che senso ha mostrarsi per ciò che sei veramente se tutti ti vedranno soltanto in un determinato modo? Stereotipi. Etichette. Scusate, ma dove sono le nostre luci? Ma non avete ancora capito niente! Lasciate stare questi aggeggi, sono solo oggetti! La luce è dentro di noi! La vedete? Siamo qui a cercare di illuminarci, alla fine... Cioè, scusa, se è spenta esisto lo stesso? In effetti, muri o non muri, dentro ho un sacco di cose. Diverse. Luminose! Perfetto! Luce dentro. Visto che la società non andiamo bene, vorrei dire che ci arrangiamo da soli. Perché non sanno cosa si perdono. Venite, gente, accorrete al mercatino delle diversità. Qua troverete ciò che la gente non coglie, non vede, non vuole. La diversità, l'unicità. Bella, unica, originale. Inimitabile, assolutamente inevitabile, ma soprattutto... naturale. Buonasera a tutti. Stasera sono qua per mostrarvi la mia bellissima mandibola simmetrica. Con questa potete mangiare due cose contemporaneamente. Tanti sapori non si contaminano. Quindi da una parte una bella carbonara e dall'altra un bel cannolo. Presentarmi la mia bellissima gobba. Con questa gobba potete portare qualsiasi zaino pesante.
mia altezza. Con lei potrete arrivare agli scaffali più alti, ma soprattutto potrete entrare in qualsiasi tipo di montagne russe! Buonasera, signore e signori! Vi voglio mostrare la muscolatura esagerata. Potete semplicemente usarla, aprendo i barattoli senza l'aiuto di vostro marito e soprattutto vincere contro tutti a braccio di ferro! Buonasera a tutti! Sono qui per farvi vedere le mie enormi occhiaie! Sono talmente viola che si vedono subito! Potete fingervi malati in qualsiasi situazione! Signore e signori, ecco a voi il mio enorme naso! Con questo potete farvi tutti i piercing che volete! C'è abbastanza spazio che non dovete neanche scegliere! Non rischierete mai di passare inosservati e soprattutto non rischierete mai di affondare a mare, perché vi aiuterà a galleggiare proprio come un salvagente. Buonasera signore e signori, oggi sono qui per mostrarvi le spalle chiuse. Perché? Perché andare in giro tutti fieri, a petto in fuori, quando potreste stare a spalle chiuse. Nessuno vi vedrà più e soprattutto nessuno vi romperà più i... Unitici, una classe di classici, figli di Dio, dubbi amletici, tipici dei 16. Essere o non essere patetici, yes sì. Ho gli occhiali spessi, vedessi, amici che spesso mi chiamano Nancy. Indefessi, mi pensano come uno stencil. Boss Spencer e Terenzi, repressi, con grossi limiti, ma imbottiti di bicipiti, da divi che inviti, vengono i brividi. Sempre fare i fighi, lasciano lividi. Non vivo di pallone, non parlo di figone, non indosso buone, quindi sono fuori da ogni discussione. No, non mi conoscono ma tirano le loro nocche sul mio profilo da sirena. Se sei violento tutti qua dentro ti stimano, se sei mite di te ridano come dito ta. Però che mansueto come me sa che quando le palle si fanno cubiche, come un kamikaze che si fa di sa che metto fuoco intorno a me. Trovo molto interessante la mia parte intollerante, questa bella gente. A fianco al mio banco un ipopotamo sniffa polvere da sparo, dice che un tipo è capace per quanti buchi ha nel torace. Lo capisco ma preferisco Carol a dischi di artisti muscolosi, orgogliosi dei loro trascorsi malavitosi, vanitosi, ripresi con pose da bellicosi, mentre io sono fiacco ed ho la mononucleosi. Studio in una classe di rissosi, eccitati dai globuli rossi manco fossero ben rugosi. Tieni presente che sono commosso cerebralmente da gente eccessivamente affettuosi. A 16 anni le opzioni sono due, visto che o diventi pugile o diventi come me, che sono debole, che non ho regole, che ho roba demode, che detesto i cliché dell'uomo che non deve chiedere mai, dato che se non chiedi non sai, dato che adoro Warhol e Wilde, dato che se mi cerchi mi troverai nel via vai di un gay pride. Ma sappi che se mi provocherai sono guai, Dottor Jekyll diventa Mr. Hyde e t'ammazza stecchito con Ride. Trovo molto interessante la mia parte intollerante, che mi rende rivoltante tutta questa bella gente. Cari professori miei, io vorrei che in giro ci fossero meno bulli del cazzo e più gay, più dreadlock e meno Moncler, più stratocaster e meno DJ. Chiama la strega di Blair, che ho un progetto in mente, rimanere sempre adolescente. Io sono molto calmo ma nella mente un virus latente, inclina ad azioni violente. Si sente sempre più spesso che sono un pazzo depresso, meglio depressi che stronzi del tipo me ne fotto, perché non dicono io mi interesso, che se inculi non ci presso. Dunque, tanto il mio destino è stare solo con chiunque, alle bestie regalerò i miei sorrisi come Francesco d'Assisi e Pippi calze lunghe. Trovo molto interessante la mia parte intollerante, che mi rende rivoltante tutta questa bella. Trovo molto interessante la mia parte.
Madonna. Grazie.